rifacendoci all'Europa, al tema di oggi, beh, insomma, dall'Europa sono venute le vie sulle quali si sta organizzando il sistema energetico europeo. Direttiva 2020, terzo pacchetto di liberalizzazione, adesso arriva l'efficienza energetica, la direttiva sulle infrastrutture, per non parlare poi della relazione nei rapporti con i paesi extra-UE, in particolare la Russia, per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas. Sono delle vie che vengono da Bruxelles e che in qualche modo hanno in questi anni indirizzato il sistema produttivo, energetico europeo verso alcune direzioni. Beh, la prima è quella della creazione, sempre con fatica, ma una creazione ormai ineludibile di un grande mercato energetico a livello europeo. Questo grazie a uno sviluppo delle infrastrutture di collegamento, ancora oggi insufficienti a creare un unico mercato che vada dalla Spagna ai paesi dell'est, però certamente in quella direzione si sta andando in termini di tecnologie e di prezzi. Ma soprattutto un indirizzo importante nell'ottica di una produzione energetica libera da CO2, in questo caso l'Italia in qualche modo è all'avanguardia sia per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture sia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica. Se pensiamo che un'azienda come quella che rappresento, cioè l'Enel, oggi produce oltre il 50% della sua energia da tecnologie libere da anidride carbonica, beh, insomma, siamo in una direzione che quando si compirà attraverso l'innovazione tecnologica della cattura e sequestro della CO2 promossa dall'Europa e di cui l'Italia ha uno dei sei progetti principali, quando si compirà attraverso la diffusione dell'auto elettrica e quindi la diffusione di una tecnologia pulita anche per le nostre città, certamente avremo una Europa più libera dalla CO2 e imprese più indirizzate verso l'innovazione tecnologica. Certo, l'industria europea ha bisogno di alcune piccole regole di fondo e la prima è la stabilità regolatoria, legislativa. Purtroppo anche il nostro paese negli ultimi tempi si è distinto per un eccesso di modifiche della legislazione, della regolazione, che in qualche modo ha messo in crisi gli ingenti investimenti nelle rinnovabili. Saluto il vicepresidente. Ingenti investimenti sulle rinnovabili e anche quella stabilità di indirizzo e di previsione della crescita delle industrie necessaria in un settore come questo che richiede investimenti decennali e molto forti. Io credo che a partire dalla conoscenza, Euractiv certamente va in questa direzione, delle normative, dei dibattiti che all'interno dell'Unione Europea si attivano intorno anche al tema dell'energia, dobbiamo sempre più comunque riferirci a queste rotte, a queste roadmap, ma soprattutto pensare che nel mondo dell'energia è sbagliato cambiare indirizzi. Troppo spesso è sbagliato modificare la legislazione in continuazione, è sbagliato non dare certezze ed indirizzi che consentano alle imprese di investire. Le imprese hanno mostrato negli anni passati di investire svariati miliardi di euro nell'ammodernamento del proprio parco centrali, delle proprie reti, dell'innovazione tecnologica. Sono pronte a farlo anche negli anni a venire, soprattutto nel campo appunto della tecnologia libera da CO2, chiediamo certamente alle istituzioni di mantenere fermi i paletti di una strategia sia ambientale che energetica per consentirci di avere chiari i nostri obiettivi futuri. Grazie.